Andiamo appena. Chiamali, chiamali. Aspetta un attimo, permesso. Mi sentite? No. Allora. Perché è troppo vicina? Perché devi tenere un po' distante. Allora, siamo appena usciti dal prefetto. E ci ha ricevuto il viceprefetto che si chiama dottor Cusumano. Più vicino? No. Allora, siamo appena usciti dal prefetto che si chiama dottor. Ma più basso e poi più vicino. Allora, mi sentite? Sì. Un po' più vicino. Ok. Ovviamente loro conoscevano bene la situazione, perché sono anche quelli che devono rivedere la licenza. Domani devono incontrare l'azienda per capire se ci sono i presupposti economici e normativi per confermargli la licenza, in quanto devono esserci dei presupposti economici, perché se loro sono in grado di pagare i contributi e le assicurazioni a voi, i contributi lavorativi e le assicurazioni per quanto riguarda il lavoro, si può andare avanti, altrimenti è chiaro che loro hanno dei problemi. Voi sapete che nel frattempo è stata richiesta la cassa integrazione straordinaria al Ministero del Lavoro e l'incontro è lunedì prossimo sul tavolo nazionale, e questo è fondamentale. Loro si sono impegnati a brevissimo a fare un nuovo incontro con le parti datoriali, cioè con le associazioni delle parti datoriali, per capire come eventualmente transitare tutta la questione, perché se dovessero revocare la licenza è chiaro che bisogna ragionare su come vengono i lavoratori, possono essere assorbiti dalle altre aziende. Adesso vi passo i colleghi, va bene? Allora, io ritengo che sia positivo il tavolo finora, cioè l'incontro è stato positivo, e tutto quello che hanno detto i colleghi presenti, sia della CGIL che della CISL che della UIL, era presente anche l'UGL, è stato fondamentale per dipingere il quadro esistente. Quindi del fatto che non è che la ditta sia in crisi per motivi, cioè che la vicenda sia nata da una crisi economico-finanziaria come per altre vicende che voi conoscete, ma nasce dal fatto che qualcuno ha ciurlato nel manico e che ricadono 700 e che ricade sulla testa di 700 famiglie più l'indotto, mi pare capire che si arriva a 1000-1100 persone. E quindi riteniamo che a stretto giro di posta verremo riconvocati con le parti datoriali per vedere di gestire la situazione. Passo la parola ai colleghi. Si sono impegnati a darci una mano nei limiti del possibile, quindi un profondo realismo che di questi giorni non è facile da trovare, e di questo credo dobbiamo essere grati a questa istituzione che ci ha ricevuto. Avete sentito i percorsi, per flash sono chiarissimi, c'è un impegno a breve a risentirci, a fare una rete di informazione con le altre prefetture, di coinvolgere soggetti imprenditoriali interessati, di raccontarci le notizie legali quando potranno raccontarcele, perché oggi c'è anche un segreto istruttorio, se permettete, che non dipende da noi. Noi abbiamo esposto le nostre preoccupazioni, esigenze che vanno dalla cassa integrazione, che è il nostro pane quotidiano, la nostra cassetta degli attrezzi di tutti i giorni, a come casomai si potranno ottenere le vostre più che le nostre licenze, e su tutte queste cose si sono impegnati a risponderci, a starci dietro. Ultima cosa che dico, e l'ha detto la mia collega della CGIL, quindi non voglio attaccarmi medaglie che non sono mie, sono presenti qua e c'è una situazione di genere all'interno dell'azienda, ci sono circa 60 donne, ci hanno spiegato, che avranno un problema diverso dalle guardie, e anche su di loro, e soprattutto per loro che hanno un lavoro più normale, tra virgolette, degli altri, dovremmo prestare attenzione, e abbiamo chiesto attenzione. Da qui
guardate che gli strumenti di ammortizzazione sociale saranno importantissimi soprattutto nelle figure più deboli. Ultimissima davvero, nei limiti del possibile, del mercato, perché ci hanno richiamato a questa cosa, abbiamo chiesto il rispetto del contratto nazionale per le vostre professionalità e anzianità. C'è da dire che se la sono presa a cuore, ma che sia chiaro che ci hanno detto che il mercato è importante sul fare le differenze. Quindi anche qua nessuna promessa vana, molto impegno, molto realismo, molta serietà da parte di tutti e l'impegno per andare avanti. Stipendi sto mese? Allora il collega giustamente RSU che è venuto su con noi dice che poi, ma l'avevamo detto un po' in qualche maniera, che sono stati messi in piedi un monitoraggio delle aziende, e voi capite che questa parola vuol dire molte cose, tutto il contrario di tutto, ma sono competenze della prefettura, non del sindacato, non dei lavoratori in questo caso. E voi capite cosa vuol dire monitoraggio su questa tipologia di aziende. Ok. Scusa, noi abbiamo anche un problema questo mese, perché io non ho preso niente. Certo che sì. Certo, allora anche questo a chiedere all'azienda che dica finalmente una parola, ebbene. Domani l'azienda è convocata in questa prefettura e il prefetto, il viceprefetto, ci ha detto che per vie brevi ci farà sapere cosa hanno detto. La parola che veniva detta prima dai colleghi, cioè chiederanno garanzie all'azienda, vuol dire avete i soldi per continuare, oltre che una integrità morale o d'altro. Se queste cose non ci sono, guardate che anche qua la crudezza di cui si parlava prima era che noi gli ammortizzatori sociali li abbiamo chiesti non a caso per tutta l'azienda e per tutti i dipendenti. Ma se per caso il prefetto, le istituzioni riterranno che questi non abbiano i fondamentali, l'azienda seguirà dei percorsi concorsuali più comunemente chiamati come chiusure e fallimenti, anche su questo pochi infringimenti. Sì, ma è possibile che qualcuno ha preso e gli altri non hanno preso? Questo, c'è un'equità. Allora, sull'equità. Voi sapete, ed erano presenti i vostri delegati che sono stati bravissimi a dirlo, è un problema morale che dal punto di vista pratico oggi non ti risolve nulla. Dobbiamo vedere e capire in questi giorni cosa succede. Non si può dire in mezzo a una piazza, pare che il Ministero dell'Interno abbia fatto partire i controlli se queste persone sono capaci o sono in regola per fare roba, però io non sono un poliziotto, voi non siete poliziotti, non lo sappiamo.